l'impegno della CGIL e dell'associazionismo ambientalista per l'istituzione a Pettorano della riserva naturale regionale Monte Genzano Alto Gizio, avvenuta nel 1996, rappresentò un originale e pionieristico percorso di sviluppo sostenibile unico in Italia. Le tappe fondamentali che hanno portato a questo risultato vengono ripercorse nel libro Sindacato, Ambiente e Sviluppo, la CGIL Abruzzo, i parchi e le origini della riserva Monte Genzano Alto Gizio, scritto da Luigi Piccioni, docente dell'Università della Calabria e vicepresidente della Società Italiana di Storia della Fauna. La pubblicazione, edita da EDS, è stata presentata nella sala conferenze Bruno Trentin della CGIL di Sulmona. Com'è nata questa sua operazione di ricerca? È nata sulla considerazione che la riserva del Genzana, nonostante non sia una delle più grandi aree protette abruzzesi, è comunque un'area di grande importanza faunistica e di raccordo tra Parco Nazionale d'Abruzzo e Parco della Maiella, ma è anche il frutto di una storia più ampia di straordinaria importanza per l'ambientalismo italiano e per l'Abruzzo, che è la storia che comincia con il riscatto del Parco Nazionale d'Abruzzo negli anni 60, fine anni 60, e prosegue con questo grande impegno della CGIL, prima di Sulmona e poi dell'Abruzzo intero, per la costituzione della rete dei parchi abruzzesi. Il Genzana costituisce, come dire, l'atto finale e il compimento di queste due grandi avventure, Parco d'Abruzzo e impegno della CGIL Sulmona e poi Abruzzo. L'istituzione della riserva fece dell'Abruzzo una regione all'avanguardia nel sistema delle aree protette italiane. È stato un risultato che premiò uno sforzo corale di grande intelligenza e di grande combattività di questo comitato promotore, nel quale erano presenti sindacalisti come Mimì D'Aurora, politici come Gianni Melilla, ma anche rappresentanti delle associazioni come Dario Febbo, come Massimo Pellegrini e come tecnici naturalisti di valore nazionale come Giorgio Boscagli. Nel dibattito moderato da Franco Avallone sono intervenuti alcuni dei fautori di quel risultato, che ebbe un ruolo significativo nella battaglia nazionale per l'approvazione della legge quadro sulle aree protette. Mimì D'Aurora, già segretario della CGIL di Sulmona e responsabile ambiente della Camera del Lavoro abruzzese, ha sottolineato che il corridoio di scambio naturalistico tra il Parco Nazionale d'Abruzzo e quello della Maiella, creatosi in seguito all'istituzione della riserva Monte Genzano Alto Gizio, si è rivelato molto utile per tutelare in particolare la presenza dell'orso. È stato un intervento sotto il profilo naturalistico che ha valorizzato il Genzana, che rischiava di essere l'unica area che rimaneva esclusa una volta che veniva istituito anche il Parco della Maiella, quindi diciamo esposta a qualsiasi attacco, e quindi la stessa presenza dell'orso veniva compromessa e quant'altro. Ha significato per un comune come il comune di Pettorano essere inserito all'interno di un sistema non solo di tutela ambientale, quindi che ne determinasse la valorizzazione del territorio, ma anche di opportunità che avere un'area tutelata, diciamo, consente. Tant'è vero che oggi, a distanza di 25 anni, tutti lo conoscono come il paese della riserva. Quindi è stata un'intuizione giusta che completava una battaglia che abbiamo cominciato 10 anni prima come CGIL nel chiedere che si istituisse un sistema di parchi e riserve come modello di sviluppo della regione Abruzzo, cosa che in qualche modo si è realizzata grazie anche al contributo prima della Camera del Lavoro di Sulmona e poi della CGIL Abruzzo e poi di nuovo della Camera del Lavoro di Sulmona, come nel caso della riserva di Genzana.